invitato, è già 4 anni che abbiamo l'opportunità di collaborare con la scuola e devo dire un'opportunità per noi genitori, ma soprattutto credo per i ragazzi. E quest'anno abbiamo collaborato alla realizzazione della settimana della legalità. Nella settimana della legalità la scuola ha fatto approfondire ai ragazzi delle varie età diversi argomenti. Quelli, i ragazzi di terza media hanno in particolare approfondito il discorso della lotta alla mafia. Di giovedì è arrivato il sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia di Milano, il dottor Amendola, ha incontrato i ragazzi, è stato un bel incontro, che direi molto proficuo, ha fatto delle bellissime riflessioni. Il venerdì poi la scuola è stata un po' rivoluzionata, perché poi abbiamo una professoressa che ogni tanto la scuola la rivoluziona. E avevamo i ragazzi al primo piano che si scambiavano di classi, le prime, le seconde, lavoravano, facevano lavori di gruppo. Sulle regole in particolare, e poi sulla consapevolezza digitale. Come stare bene assieme. E invece le terze medie si sono date all'arte, possiamo dire così, hanno una parte di ragazzi si è dedicata a dei murales fatti su carta, dando dei messaggi. La rielaborazione di tutti gli stimoli che hanno ricevuto durante la settimana. Infatti, questi lavori sono stati esposti nella sala della comunità dell'oratorio, dove è stato proiettato un film, e un gruppo di ragazzi invece ha partecipato al concorso nazionale Il fumetto dice no alla mafia, premio Attilio Manca, organizzato dall'associazione In Passato Castelli, e hanno elaborato dei fumetti che poi appunto parteciperanno a questo concorso. Nei negozi di Cugiona abbiamo distribuito foto dei lavori dei ragazzi e i negozianti di Cugiona le stanno esponendo proprio per avere occasione dialogare anche, sensibilizzare sia i negozianti che i clienti ed è un modo della comunità di partecipare a questo lavoro fatto dai ragazzi ed è un modo anche proprio per riflettere su cose che sembrano lontane ma in realtà, lo vedremo proprio stasera, ci riguardano da vicino. Io non dico più niente perché ho parlato fin troppo e passo la parola ad Alessandro Boldrini. Buonasera a tutti, permettetemi prima di iniziare qualche brevissimo ringraziamento innanzitutto al professor della Chiesa, la dottoressa Federica Cabras, che sono qui questa sera, e volevo ringraziare chi si è speso per organizzare questo incontro e per organizzare tutta la settimana della legalità, che avendola seguita in gran parte è stato veramente un evento, posso assicurare che sia stato un evento degno di nota, un evento che raramente troviamo nei nostri territori e pertanto volevo fare i complimenti veramente al Comitato Genitori di Cugiono, all'Associazione per il Bene in Passato Adriana Castelli, all'Ecoistituto che ci ospita questa sera, la Libreria Memoria del Mondo di Magenta, Agri e Ampi. E appunto siamo arrivati all'ultimo incontro di questo bellissimo progetto e devo ammettere che non nascondo un po' di emozione questa sera, sono sì onorato ma anche emozionato perché di fianco a me trovate il professore di uno dei corsi più belli che io abbia seguito durante la mia carriera universitaria e di fianco a me la persona che materialmente mi ha interrogato il giorno dell'esame e quindi sono emozionato anche per questo. Questa sera parleremo di mafia al nord, della diffusione, del radicamento delle cosche, soprattutto delle cosche di 'Ndrangheta nel nostro territorio, in generale nel nord Italia, e comprendendo anche chiaramente l'Emilia Romagna, perché questo è il tema che viene affrontato in Rosso Mafia, la 'Ndrangheta Reggio Emilia, edito da Bompiani, il saggio firmato, scritto dal prof. Dalla Chiesa, della dottoressa Cabras, e quindi un argomento che viene spiegato nel dettaglio attraverso questo saggio
E avendo frequentato il corso del professor Dalla Chiesa, vorrei partire un attimo, fare un piccolo collegamento, perché dovete sapere che il prof durante il suo corso fa anche un'attività da debunker, dicono gli inglesi, cioè lo smontabufale. Lui prende tutti quei luoghi comuni che vengono detti sulle mafie, e li smonta. Un esempio palese è quello che il mafioso non indossa più la coppola e la lupara, ma che veste in giacca e cravatta, che lavora in borsa, nell'alta finanza. Ecco, io di professione faccio il giornalista e scrivendo in questo territorio, raccontando ciò che succede in questo territorio, mi sono accorto che effettivamente i veri mafiosi, gli indranghetisti, sono quelli che indossano i vestiti sporchi, non la giacca e la cravatta, fanno i lavori umili, ad esempio fanno i pastori qui a Cuggiono, il boss Sabatino di Grillo, oppure fanno i venditori ambulanti, Leonardo Brestia, ecco tutti i nomi che sicuramente conoscete. Lavorano anche in cantieri, ce lo dice ad esempio l'inchiesta Bad Boys, che toccava la zona di Busto Arsizio, ma fino alla zona del Castanese, Buscate compresa, oppure hanno dei negozi di ortofrutta, come il boss Rispoli di Legnano. Ecco, parto da questo perché il prof durante il suo corso introduce gli argomenti con un c'era una volta, quindi parte da indietro nel tempo, e anche questo libro, se andate a vedere il capitolo 1, parte con le parole c'era una volta, quindi una storia che inizia nel passato, che inizia con anche in questo caso un protagonista che ha un lavoro umile, un lavoro molto umile, fa il bidello, si chiama Antonio Dragone. E appunto parlando di questo personaggio, vorrei chiedere al prof Dalla Chiesa di spiegare quello che effettivamente è ciò che viene definita la conquista dal basso, cioè gli indranghetisti, i mafiosi che troviamo nel territorio, che svolgono per l'appunto dei lavori umilissimi, ma che in realtà si rivelano dei veri e propri boss, dei capi che comandano. Quindi questo tema della conquista dal basso, vorrei chiedere al prof di spiegare a chi non ha letto il libro cosa si intende per conquista dal basso. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Poi primo, converrete che fa piacere avere degli allievi così, perché non solo seguono un corso con passione, non solo ne colgono anche le caratteristiche di metodo, ma poi cercano anche di riportarlo fuori. Questo dà un senso più alto all'insegnamento, che non è fatto per tenere dentro le menti dei propri allievi determinate conoscenze o determinati orientamenti, ma è fatto perché loro se ne facciano a propria volta interpreti. E quindi in un mondo distratto e che non può sempre contare sui mezzi di informazione, non può sempre contare neanche sugli intellettuali, sui politici che facciano opinione su questi temi, poi trova dei giovani che vanno in giro a farlo. Questa è l'esperienza che ho fatto negli ultimi 10 anni. Il corso c'è da 10 anni e in questi 10 anni ho visto ovunque, questo non deve diminuire il valore di quello che sta facendo, studenti che si sono convinti di aver sentito delle cose che erano vere, hanno capito che spesso vengono raccontate delle cose che non sono frutto di ricerca ma frutto della propria immaginazione speciale, particolare, ma pura immaginazione, e pazientemente costruiscono una conoscenza più alta. Quello che diceva Alessandro è vero perché lo dimostrano le fotografie, no? Non sono più come i mafiosi di una volta con la coppola e con la lupara, ora hanno un doppio petto. Allora, se uno li va a vedere, c'è una bellissima foto di Al Capone con una ventina di suoi sodali che sono tutti schierati in doppio petto, tutti, nessuno la coppola o la lupara. Vestono come chiedeva che si vestisse l'America degli anni 20 e del 900 per uomini d'affari. Erano diventati uomini d'affari con il proibizionismo, vestivano in doppio petto.
se uno va a vedere i vecchi mafiosi di Palermo ci trova Stefano Bontate, che era giudicato l'arbitro dell'eleganza, riprendo un'espressione di Petronio, che vestiva lui il doppio petto. Se va a vedere i mafiosi di oggi e li vede mentre i carabinieri li filmano durante le loro indagini, vede dei signori in tuta. In tuta. Quando vengono arrestati sono in tuta, quando vanno a fare gli affari davanti al bar sono in tuta, quando passeggiano tra di loro sono in tuta. Come veste il vero mafioso di oggi? In tuta. Poi certo che metterà il doppio petto quando c'è il matrimonio della figlia, perché sappiamo che il matrimonio è una cerimonia che ha una valenza particolarissima per la cultura mafiosa. Ma fondamentalmente sono così, e anche quando li hanno ripresi materialmente, perché abbiamo avuto la fortuna di vederli ripresi nel 2009 a Paderno Dugnano, nel circolo Arci, con le foto, davanti alle foto di Falcone e Borsellino, non vestivano il doppio petto. E non parlavano in inglese, come si continua a dire, non parlavano neanche in italiano, per la verità, parlavano in calabrese. Quindi c'è una rappresentazione di questi signori che è costruita. Infatti l'ho detto, io me lo sono chiesto, ma perché tutti quando vanno a fare gli esperti antimafia li dipingono così? Mica hanno fatto un corso di formazione tutti insieme. Perché convergono così miracolosamente nel dare questa rappresentazione? Beh, io mi sono convinto che la vera ragione, qui ci vuole la vera ragione, è che rappresentarli così ci aiuta a liberarci dei nostri possibili sensi di colpa. Sono molto diversi da noi, vivono in un mondo in cui noi non viviamo, perché sono degli esperti di finanza, perché viaggiano tutto un giorno in aereo per il mondo, perché mandano i loro figli a Oxford e a Boston, e io i miei figli non li ho potuti mandare né a Oxford, non li avrei mandati comunque, ma non avrei potuto mandarli a Oxford e a Boston, e quindi sarebbe un mondo per me inarrivabile, per me, quasi per tutti, quindi inarrivabile. E poi prendono le loro decisioni nei piani alti dei grattacieli della City, e noi con i grattacieli della City e gli ultimi piani non abbiamo nulla a che fare. Vi ho presentato un mafioso che nella vostra società non ci sta, che voi non avete modo di vedere durante il giorno e neanche durante la sera, perché sta in un'altra dimensione, sta dove stanno quelli che vengono chiamati gli gnomi di Zurigo, i grandi finanzieri. Io so di economia, sono laureato in economia, ma non so di finanza nel modo in cui si racconta e si narra che sappiano i mafiosi, che non, infatti non ne sanno. Comprano i loro mercenari, i loro commercialisti che lavorano per loro. Ecco, mi fa piacere che questa cosa abbia colpito Alessandro, perché il primo passo per combattere un avversario è conoscerlo. Conoscerlo. E se lo conosci ti rendi conto che è esattamente come è stato raccontato, cioè vive a contatto con noi tutti i giorni. Il capo dell''ndrangheta della Liguria è il fruttivendolo del centro storico di Genova. Colui che dà origine all''ndrangheta in Emilia fa il bidello. Ma di quali cieli della finanza parliamo? Stanno tra noi tutti i giorni. Stanno tra noi tutti i giorni quando vengono in un assessorato a perorare la causa di questo o di quell'altro piccolo imprenditore per ottenere una licenza. Partecipano ai lavori di ristrutturazione di una scuola elementare. Certo, poi sono anche i lavori grandi, ma noi abbiamo una intercettazione spettacolosa in provincia di Milano, proprio a ridosso di Expo, quando l''ndrangheta si era fatta il film di conquistare e di mettere le mani su Expo e sui grandi lavori. C'è il capo della 'ndrangheta di Bollate, che è uno dei più autorevoli, che in un'intercettazione dice basta con queste pensate, e gli dà la strategia: noi dobbiamo prendere tutti i tombini, chiaro? Tutti i tombini. Non c'è l'idea di prendere i grandi lavori di pregio, anche se poi abbiamo visto a Reggio Emilia che nell'alta velocità ci sono entrati, e nei lavori di ricostruzione del terremoto meno pregiati ci sono entrati. Però solo questo. Però la conquista dal basso avviene perché noi non possiamo considerare le organizzazioni tutte uguali. Ognuna ha la sua vocazione.
l'Andrangheta più della Camorra, sicuramente molto più della Camorra e anche più di Cosa Nostra, ha una vocazione alla conquista del territorio. Non è vero che vengono qui perché hanno i soldi da riciclare e qui c'è la borsa e la finanza. Ecco, sappiate che in borsa investono pochissimo, pochissimo, perché hanno una cultura contadina, investono negli immobili, non in borsa. E se devono mettere i soldi nella finanza potrebbero farlo tranquillamente da una filiale di una grande banca a Reggio Calabria o a Rosarno, pigiando 3 o 4 tasti con i quali indirizzare masse di soldi in giro per il mondo. Perché i tasti devono venire a premere a Milano? Se vengono qui è per conquistare il territorio, non per mettere dei soldi che potrebbero mettere in qualunque modo dentro la finanza. Ripeto, non in borsa, non ne abbiamo. C'è lo stesso. Erano altri tempi, ma allora pure si diceva della mafia in borsa. Lo stesso Falcone dice, ma di quale borsa parliamo? E una sola volta dice, abbiamo la prova che sono entrati in borsa. È un caso cui fa riferimento. L'ingresso non è dai piani alti, soprattutto per l'Andrangheta, perché se conquisti il territorio lo fai seguendo dei movimenti molto capillari, e quindi c'è l'infermiere che fai assumere nell'ospedale, che poi ti apre le porte per far fare le riunioni riservate ai capi dei clan all'interno, prediligono gli ospedali per fare le riunioni, perché pensano, partono dal principio che gli ospedali non vengono intercettati ambientalmente, quindi lo dicono anche, l'infermiere ti serve per ottenere, chiedendo un favore, una falsa perizia, una perizia accomodante, non diciamo falsa, al medico, ti serve per trovare il posto in corsia con la complicità del medico. All'inizio al medico porti i prodotti della tua terra e te lo rendi amico, te lo imbonisci, e poi naturalmente c'è il medico, arriva e sarà assunto anche lui. Quello che io ho visto, ed è davvero un caso che osservato da vicino, che è di un altro bidello, per i bidelli che noi abbiamo trovato che fanno da avanguardia per l'avanzata dell'Andrangheta sono 3, questo non vuol dire che siano tutti bidelli e 3 sono poi pochi, ma io ho vissuto e ho cercato di contrastare e ho contrastato alla fine vittoriosamente nel disinteresse di tutti, salvo che di una signora che lavorava per una struttura investigativa che aveva capito che avevo ragione, una avanzata dentro dell'Andrangheta in una delle scuole del centro di Milano più importanti, scuole superiori, che aveva vinto anche dei premi per l'educazione e la legalità. Perché c'era un bidello che era poi imparentato con il prestanome di un grande boss di 'Ndrangheta, in un paese della provincia di Reggio Calabria, che aveva incominciato a gestire l'arrivo dei supplenti. Dice, ma il bidello fa venire i supplenti, ma basta che ci sia una segretaria amministrativa che riceve qualche favore e il bidello fa quello che vuole. E tutti dicevano, ma è un caso che vengano tutti dallo stesso paese. Io dicevo, non è possibile che sia un caso. E infatti quando si va a vedere come sono stati chiamati, non sono stati chiamati con una normale lettera di offerta di un posto e regolare risposta, ma per telefono, cioè non è dimostrabile nulla. E un'amministrazione scolastica si beve le nomine, le chiamate dei supplenti sulla base della spiegazione che le assunzioni sono state fatte e le disponibilità sono state ascoltate per telefono. Ma siamo proprio tonti, Il risultato è che, essendo un bidello che sa il fatto suo e che sa trovare un alleato forte dentro la segreteria della sua scuola, incomincia a tenere in pugno anche la dirigente scolastica, la quale non sta tutto il tempo in quella scuola perché ne ha 2 da seguire, quindi una non la può seguire bene. E fa un favore, il bidello fa assumere la figlia della dirigente scolastica in quella scuola. E naturalmente la dirigente scolastica a quel punto è legata mani e piedi davanti al bidello.
nessuno capisce quello che sta succedendo, la scuola viene affittata abusivamente il pomeriggio per far fare le riprese di spot televisivi con soldi che vengono ovviamente intascati dal bidello e dai suoi amici. Vengono da me 7 insegnanti che hanno capito che cosa sta succedendo, vengono nel mio in università, me lo raccontano e io gli dico che è grave, che devono denunciarlo questo, quello che sta accadendo, perché in un paese civile si fa così, soprattutto se sei in 7 e non in 1. Ma loro dicono che hanno paura e allora io mi offro di fare la denuncia a mio nome come presidente onorario di Libera e con un responsabile di Legambiente. Vado dal magistrato, il magistrato mi dice: per me va bene se lo firma anche lei, però è chiaro che poi noi chiameremo le persone di quella scuola e chiederemo se queste cose sono successe, dovranno solo dire sì o no, perché la responsabilità della denuncia non se la sono dovuta prendere. Quando trasmetto questa indicazione dovete solo dire sì o no, lo stesso dicono che non se la sento. Allora l'avanzata dal basso è fatta dalla viltà di tante persone che a questo punto non si possono definire altrimenti, perché c'hanno anche chi gli fa la denuncia per loro, che non conosce quei fatti, che si fida di quello che stanno dicendo, che lo mette per iscritto lui o in due. Dovete solo dire sì o no, che cosa pensate che vi accada? È andata a finire bene, è andata a finire bene per la conciutaggine, veramente. Ero indignato di vedere quella scuola riprendere il premio dell'educazione alla legalità nella giornata dell'anniversario di Falcone e sapere che dentro quella scuola che educa alla legalità 7 professori che sapevano stavano zitti per viltà. Non si educa alla legalità così. L'educazione alla legalità non è narrare le gesta di Peppino Impastato, è mettere in pratica dei principi. È andata a finire bene, però si era arrivati al punto che una di queste professoresse che era venuta da me, la più brava fra l'altro, quella che aveva più la tentazione di farla la denuncia, andata in pensione e tornata casualmente nella scuola, era andata nel bar a prendere un caffè e il bidello l'aveva cacciata. Naturalmente con quali argomenti? Proprio lei che parla di legalità viene abusivamente a prendere il caffè in questa scuola. Questa è una bella rappresentazione di come avanzano. E noi di esempi potremmo farne tanti, ospedali, scuole, comuni, anche associazioni, oserei dire perfino settori di sindacato. Così crescono dal basso. E allora fare quella narrazione, ha ragione Alessandro, è da impostori. È offrire qualche cosa che, contro il quale non sai che cosa fare. Tu lo devi conoscere per contrastarlo, devi sapere come farlo. E una volta che lo sai ci puoi riuscire, ecco, questo la conquista dal basso è così, col verduraio, come ha detto, col manovale, il primo grande dranghettista che viene in Lombardia, che non viene col soggiorno obbligato, viene liberamente, va a stare a Bugugiate, che è un piccolo paese di 1000 qualcosa di abitanti in provincia di Varese, viene qui come muratore, poi diventerà piccolissimo imprenditore edile. Poi farei sequestri di persone. La conquista dal basso è così. E questo è bene che lo sappiamo. Grazie professore. Ora vorrei passare alla dottoressa Cabras e in particolare parlando di questa conquista dal basso, mi viene in mente una citazione molto importante che avete riportato anche sul retro del libro, che è tratta dagli atti giudiziari dell'Operazione Infinito, che è una delle più grandi operazioni anti-ndrangheta nel nord Italia, e dice così: è un affiliato che parla con un altro e dice: tu ricordati, il mondo si divide in due, ciò che è Calabria e ciò che lo diventerà. Ecco, questo appunto il tema di questa conquista dal basso, una conquista che nel caso in oggetto, nel caso di Reggio Emilia, dell'Emilia Romagna, parte da molto in basso, parte appunto dalla Calabria, quindi un vero e proprio viaggio, un viaggio che va da Cutro, in particolare a Reggio Emilia,
E io vorrei chiedere appunto alla dottoressa Carras di raccontare appunto questo percorso, come si sviluppa e in particolare al capitolo 7 so che l'ha curato la dottoressa Ingrassi, la professoressa Ingrassi, però avete isolato appunto il caso di Brescello, che è il primo comune sciolto per mafia di quella regione. Abbiamo un esempio molto, se vogliamo fare un parallelismo molto chiaro anche qui, perché Sedriano è il primo comune lombardo sciolto per mafia. Ecco, avete definito il caso di Brescello una metafora perfetta. Vorrei chiedere perché. Passo dal viaggio. In realtà è stato davvero un viaggio anche di ricerca, di analisi, quello che è contenuto in questo libro, perché io sono partita dalla Calabria per cercare di comprendere ciò che è avvenuto in più di 40 anni in Emilia, perché la storia che raccontiamo è una storia che inizia tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Quindi noi abbiamo cercato di ricostruire un po' le origini di questo clan, della prima capitanato dal boss Bidello Antonio Dragone e poi dal boss Nicolino Grande Aracri con altri componenti della sua famiglia. E quindi siamo partiti proprio da Cutro, in provincia di Crotone, cercando di comprendere come questo clan avesse potuto ottenere, raggiungere un potere così così imponente anche nella provincia di Crotone. E quello che abbiamo trovato è stato qualcosa di inedito, che non era mai stato raccontato. Ossia, noi parliamo di un'andrangheta che in qualche modo ha origini recenti, non parliamo di una storia secolare, parliamo di un clan che nasce quasi in concomitanza con la storia dell'andrangheta in Emilia, nasce qualche un decennio prima. E nasce proprio con il boss Antonio Dragone, che è il primo, almeno così per quello che possiamo sapere, il primo boss importante che arriva in Emilia. Quindi è un'andrangheta, diciamo, senza dinastie, importante. È un'andrangheta composta da un boss che impara ad essere mafioso. Impara ad essere mafioso, il suo ruolo viene riconosciuto all'interno della piccola comunità di Cutro, quindi lui è in grado di gestire parte di quella comunità e poi prova a fare lo stesso a Reggio Emilia, partendo da questo altrettanto piccolo comune di Quattro Castelle, dove viene inviato al soggiorno obbligato nel 1982, e da lì inizia la sua scalata, che in realtà è una scalata che dura pochi mesi, perché dopo, se non sbaglio, 11 mesi lui viene arrestato, ma in quegli 11 mesi lui riesce a inserirsi nei traffici illegali, in modo particolare nel traffico di droga, riesce a organizzare un mercato estorsivo che vede quali vittime all'inizio, soprattutto con paesani, quindi altri cutresi che erano arrivati dalla fine della seconda metà degli anni 60 e avevano occupato il settore dell'edilizia, nel senso erano molto spesso erano muratori, questi erano fatti piccoli imprenditori. E riesce a inserirsi anche nell'economia legale, la sua impresa, che era in realtà gestita da lui in prima persona, ma figurava essere di proprietà di un altro soggetto prestanome, è stata una delle prime che è diventata socia di una delle più grandi cooperative di Reggio Emilia. Ecco, questo in un tempo brevissimo. Poi ovviamente c'è stato il boss Piccolino Grandaracri, che da Cutro è riuscito a organizzare e gestire le attività del clan. E questo in circa 40 anni. La cosa che a me stupisce, secondo me interessante del caso emiliano, è che è una storia che a livello giudiziale parte dal 2015, quindi è una storia recentissima che ha quasi 5 anni. In realtà noi raccontiamo una storia che ha più di 40 anni, quindi cercando fonti che sono ovviamente alternative a quelle giudiziarie, cercando di ricostruire fatti che non erano mai stati raccontati, almeno nel complesso. Ed è una storia lunga, come immagino anche lei abbia potuto comprendere dalla lettura del libro, una storia che vede poi tanti protagonisti che non fanno parte dell'associazione mafiosa. E Brescello è stata considerata come la metafora perfetta perché, diciamo, lì il clan si è insediato sempre agli inizi degli anni Ottanta ed è riuscito davvero concretamente ad occupare il territorio, a controllare gli spazi della socialità
di Brescello, quindi a partire dalla piazza, pezzi di economia, pezzi di vita sociale quotidiana di un paese che era noto a tutti per i film di Peppone e Don Camillo, che a un certo punto cambia completamente volto. Quando si va a Brescello, almeno sino a pochi anni fa, Brescello è stato un primo comune, lo ricordava Alessandro, il primo comune sciolto per mafia nel 2016, quindi un anno dopo la grande inchiesta Emilia, andando a Brescello si capisce che qualcosa non funziona, che già solo passeggiando per la piazza si comprende come ci sia un controllo che non ci si aspetta in un piccolo comune emiliano, un controllo con delle vedette, con dei bar, con dei soggetti di fronte al bar, persone non del paese che vengono riconosciute, che possono essere anche seguite. Noi lo ricordiamo spesso, il professore lo ricorda spesso, Monica De Astis, che è un'altra ricercatrice che insieme alla professoressa Ingrassi ha collaborato in modo attivo, davvero bene alla ricerca sul caso di Brescello. La prima volta era una domenica che lei ha scelto di andare da sola con un'amica a Brescello, è stata seguita perché comunque era in piazza, era andata a prendersi un caffè al bar, e siamo in un comune dell'Emilia Romagna, in provincia di Reggio, insomma è qualcosa di anomalo, quindi è la metafora perfetta di quello che poi è avvenuto anche nella provincia di Reggio Emilia, così come nelle province confinanti, pensiamo a Mantova, pensiamo a Cremona, di una conquista dal basso che ha davvero conquistato pezzi di società e di economia, in parte influenzando anche la politica locale. E Brescello, diciamo, è stato un comune sciolto, il primo comune sciolto, però non sono mancati comuni in cui ci sono state dei tentativi di scioglimento, pensiamo a quello di Finale Emilia, in cui sembravano esserci gli stessi presupposti, poi le scelte sono state differenti. Però quello che è successo a Brescello, in cui tra l'altro si concentra penso il numero maggiore dei fratelli grande aracri presenti in Emilia Romagna, credo sei o sette tra fratelli e sorelle, è poi quello che poi è successo anche nelle altre zone della provincia, e quindi per questo rappresenta la metafora perfetta di un processo di infiltrazione che poi si è fatto a radicamento, che poi si è fatto davvero occupazione di un territorio, che è stato consentito dal contesto stesso. Noi abbiamo un sindaco, un avvocato che è stato sindaco nel comune di Brescello, che ha in qualche modo preservato la presenza del boss Francesco Grande Aracri, che dagli anni 80 viveva a Brescello, aveva un'impresa a Brescello. È stato accomodante, è stato avvocato di alcuni di questi boss, e quindi il clima che si era instaurato attorno a questa presenza è stato, direi, benevolo nei confronti dell''ndrangheta, e questo è accaduto anche in altri territori della provincia. È interessante il tema affrontato appunto della giovane età del clan dei Cutresi che si sono installati appunto in questo territorio. È diverso dalla tradizione mafiosa lombarda, perché se pensiamo abbiamo coste come il Barbaro Papalia, le zone di Pucinasco, Corsico, che hanno una tradizione chiaramente secolare che affonda radici in Calabria, ma anche la presenza sul nostro territorio è risalente nel tempo. E a questo punto mi sono chiesto come ha fatto un clan così giovane a diventare così tanto potente, da addirittura essere un modello. Mi spiego, perché dovete sapere, io ho un hobby tremendo, che è quello di leggermi gli atti giudiziari di qualsiasi cosa. Se non fosse per l'università, probabilmente ultimamente ho letto molte più pagine di atti giudiziari che di libri veri e propri. E uno di questi mi ha colpito, perché è dell'inchiesta Six Towns, un'inchiesta che riguarda il clan Marrazzo di Belvedere Spinello. Ecco, a pagina 52 del libro trovate anche una cartina della provincia di Crotone, quindi non molto distante dalla zona di partenza dei Cutresi. E questa inchiesta
chiesa collega però quelle zone con il nostro territorio, perché tra i principali imputati troviamo Francesco Oliverio, che è il boss di Rho, della città di Rho, è un'andrina distaccata che fa riferimento appunto a quella di Belvedere Spinello, e lui in un interrogatorio poi si pente, diventa collaboratore di giustizia, e in uno di questi interrogatori con un magistrato della DDA parla di un cugino, si chiama Carlo Oliverio, abitava qui a Buscate in via Villoresi, tranquillamente a pochi passi dal centro, però non parliamo di un elemento appunto molto, un elemento di basso livello, perché Oliverio aveva alle spalle 30 anni di carcere, appena uscito ha preso in mano la bacinella, quella che viene chiamata la bacinella, cioè la cassa del clan, gestiva materialmente, era il contabile di questo clan, e ce lo dice il cugino collaboratore di giustizia, e addirittura in questo verbale, in questo interrogatorio, appunto, in una delle ultime frasi rilevanti dice che poi io nella provincia di Crotone tengo 6 comuni come capo locale, portano a me. Contabile è Carlo Oliverio, uscito dopo 30 anni, coimputato con zio Totò Dragone, il bidello di cui parlavamo poco fa. Ecco, io mi sono chiesto, ma un clan così giovane, professor Dalla Chieda, come ha fatto a diventare così tanto potente, come ha fatto a crescere così tanto in fretta, ad essere addirittura un modello, perché addirittura qui il fatto di essere coimputato con Dragone sembra quasi una medaglietta, sembra qualcosa che dà maggior valore allo spessore criminale, al curriculum criminale di Oliverio. Quindi volevo chiederle come ha fatto a diventare così potente in così poco tempo, tanto da appunto rappresentare un modello di riferimento. Io poi do la parola alla dottoressa Cavers, perché lei è andata a Cutro a studiare esattamente i movimenti e le origini di questo clan, e a studiare anche le fasi di passaggio del potere da un clan all'altro, che sono molto interessanti. Come ha fatto a prendere il potere a Reggio Emilia? Non ha preso il potere a Reggio Emilia, ha impiantato l'Andrangheta. E questo è un fatto interessante, perché ci dice che non sempre ci troviamo davanti a dei criminali di grande lignaggio con la loro storia, che c'è sicuramente, fatto bene a ricordare alcuni esempi di Bucinasco, potremmo anche prendere altri esempi del Comasco, ci sono clan che hanno in Lombardia ormai una durata semisecolare, altro che, cioè ormai per certi aspetti la Lombardia va messa nelle regioni di insediamento tradizionale, perché quando si supera il mezzo secolo non sono non tradizionali, fanno parte un po' del panorama criminale. Ma questo è un caso secondo me interessante, è molto diverso, ma prenderei come riferimento anche la fortuna incredibile di Felice Maniero in Veneto. Dal nulla riescono a diventare capi clan riconosciuti, dal nulla riescono a ottenere l'omertà intorno a sé, dal nulla riescono a ottenere vantaggi. In questo caso poi si ha alle spalle qualcosa che Maniero non aveva, e cioè comunque la tradizione dell'Andrangheta calabrese, perché si tratta di un clan giovane, ma il sistema della terra di origine è un sistema che pesa in termini di lealtà personali, pesa in termini di capacità di collegamento, di sapienza nella costruzione delle relazioni. E poi c'è dall'altra parte una regione, la debole, davanti a questa capacità che abbiamo visto più volte di boss di mafia di crescere rapidamente senza avere una famiglia, una dinastia alle spalle, è come fu con Veneto davanti a Maniero, la straordinaria penetrabilità delle terre in cui tutto questo accade. Il caso di Reggio Emilia è un caso, è proprio
un grande caso, un caso metafora, perché ci spiega che se è successo lì può succedere dappertutto. Reggio Emilia è la smentita di tutta l'immaginazione sociologica prodotta su questo, sul tema. In sequenza nei decenni. La mafia c'è, e questo me lo ricordo quando ero bambino, perché c'è l'ignoranza. Istruite e vedrete che la mafia cadrà come un castello di carte. Le scuole sono state, l'analfabetismo formalmente non esiste più, il livello di alfabetizzazione formale è molto alto, se certo più basso di quello europeo, però la gente ha potuto studiare. Non ci troviamo più davanti alle persone che mettono la propria firma con la croce. Anzi, potrei dire che società contadine che hanno conosciuto esperienze di lotta per la difesa della loro dignità o per l'occupazione della terra, studiando di meno, sapevano opporsi di più alla criminalità mafiosa, e lo hanno dimostrato. Poi si è detto che la mafia c'è perché c'è la disoccupazione. A Reggio Emilia non c'è la disoccupazione, a Reggio Emilia c'è un modello che è stato chiamato modello emiliano, che ha fatto da esempio per l'Italia degli anni Ottanta, in cui si diceva che in Germania c'era il capitalismo renano e in Italia c'era il capitalismo emiliano. Non c'era la disoccupazione. Quanto alle scuole, asili migliori del mondo, degrado sociale non ce n'era, non c'è l'individualismo, che si dice, beh, certo, quando c'è l'individualismo c'è anche l'omertà, ma parliamo di una città che ha fatto della solidarietà e della cooperazione il simbolo della sua storia del Novecento. Non si può neanche dire che ci sia disinteresse per la cosa pubblica, perché è una città che è stata allevata a pane e politica. Quando Togliatti va a fare il suo discorso nel 47, nel 46 non mi ricordo, il 46 deve essere, la percentuale di reggiani non che votano per il PC, che sono iscritti al PC, è del 13%, iscritti. Quindi è una città che per chi l'ha conosciuta è stato proprio il contrario. Tanto è vero che è stata una delle città che sono state all'avanguardia nel sostenere la rivolta siciliana contro la mafia negli anni 80 e negli anni 90. Era tutto il contrario di quello che si diceva. Però Dragone lì è passato, il grande Iraq lì è passato. Perché? Perché questa regione si riteneva superiore per la sua cultura rispetto a quelle che sono state espugnate o soggiogate dalla mafia. Perché noi siamo diversi. La frase che ho sentito dire di più in questi decenni, non per il libro, ma andandoci in giro a parlare, a fare gli incontri, perché noi abbiamo gli anticorpi. Gli anticorpi è stata la formula magica che ho sentito per decenni. Da noi non è possibile perché abbiamo gli anticorpi. Non c'era razzismo in questo, non diceva perché loro sono, no, perché noi. Era un autoriconoscimento di una virtù storica che indubbiamente c'è stata, ma da qui sono state tratte delle conseguenze indebite. La fortuna di Dragone è stata di trovarsi davanti a questa Emilia, convinta di non dover avere a che fare nulla con la 'ndrangheta, di essere salva per definizione. E bisogna imparare che quando le regioni o le città ritengono di non avere nulla a che fare con la mafia, con la camorra e con la 'ndrangheta in particolare in questi periodi, in questi tempi, gettano il seme della loro maledizione. Perché quando tu non vedi il nemico ti mangia. Non è una lezione particolarmente difficile da imparare. Eppure, siamo dovuti arrivare, magari lo vedrà un po' dopo, adesso darei la parola davvero a Federica, è dovuta arrivare una prefetta da Palermo per spiegare a questa Reggio Emilia che la 'ndrangheta dentro ce l'aveva, che è stata una grande, è stata una vendetta affascinante della storia, ecco, se vogliamo. Però Federica, lei ha visto questo passaggio da
da un primo clan che va a soggiorno obbligato a un altro clan che va pure a soggiorno obbligato, ma sono due clan diversi. Attenzione, quando parliamo di Grande Aracri parliamo di un clan che sta conquistando la Lombardia sudorientale. Stiamo facendo una nuova ricerca su questo, che parte dalla provincia di Reggio Emilia, poi procede verso nord, conquistando Mantova e Cremona, e incominciando a virare verso Verona. Mi chiedeva perché il boss Totò Dragone diventa anche agli occhi degli altri, degli stessi magistrati, se descrivono la sua presenza accanto a quella di altri boss come, diciamo, importante, esemplare e significativa rispetto a un potere che gli altri boss, a quelle, cioè, che può essere attribuito agli altri boss. Ma in realtà è vero, la storia di questo, dei clan di Cutro, in realtà della locale di Cutro, quindi dell'Andrangheta, in questo paese vive più fasi. Una prima fase, quella appunto di Antonio Dragone, è una fase, diciamo, embrionale, in cui sicuramente Dragone è in grado di entrare in modo importante, significativo nel mercato della droga e riesce a conquistare la fiducia dei compaesani anche attraverso lo strumento della violenza. Se da un lato chiede al pizzo agli esercenti, e questo lo fa Cutro, come inizia a farlo nei confronti dei compaesani anche a Reggio Emilia, nella provincia di Reggio Emilia, allo stesso tempo però è in grado di fare favori, è in grado di risolvere questioni che sono assolutamente familiari, liti tra vicini di casa, liti tra membri di una stessa famiglia, e questo lo ricordano i cutresi, perché ricordano chi era Dragone ai suoi esordi. La cosa interessante e sicuramente stimolante di questa ricerca è che, trattandosi di un clan relativamente giovane, è stato possibile anche interpellare la comunità di allora, e sono diversi gli aneddoti che ci sono stati raccontati, a partire proprio dalla richiesta del pizzo di Dragone. Caso diverso è quello invece di Nicolino Grande Aracri. Nicolino Grande Aracri è, se vogliamo, il figlio criminale di Antonio Dragone. A sua volta non proviene da una famiglia mafiosa, però impara ad essere un mafioso proprio da Antonio Dragone. Se vogliamo, la sua spalla per molto tempo è quello che deve gestire gli affari al nord tra Reggio Emilia, Mantova e poi anche Cremona e Piacenza. È l'uomo di fiducia di Dragone, però è anche quello che a un certo punto lo tradisce. I magistrati lo definiscono un boss moderno perché cambia alcune regole dell'andrangheta, cioè del clan, mantenendo però invariate quelle che costituiscono un po' le basi dell'andrangheta, non ne modifica il cuore, l'identità dell'andrangheta. Però, ad esempio, per quanto riguarda le estorsioni, prende una scelta, cioè fa una selezione delle sue vittime. Non tutti devono essere vittime delle estorsioni, perché questo crea malcontento, in qualche modo rompe anche un patto di fiducia in certi casi, soprattutto quando i commercianti fanno fatica a stare sul mercato. Lui sceglie di non chiedere più il pizzo, ad esempio, a Cutro, nel centro di Cutro, ma lo chiede magari nei paesi limitrofi, cosa che però non fa a Reggio Emilia. A Reggio Emilia le estorsioni hanno un loro significato, sono fondamentali per mantenere un controllo. E Grande Aracri però è in parte anche un innovatore, se vogliamo, perché modifica il mercato delle estorsioni introducendo un sistema cooperativo in cui anche la vittima è in grado di guadagnare qualcosa dall'estorsione attraverso il sistema delle false fatturazioni. Quindi anche la vittima un po' ci guadagna da questo sistema. Quindi da un lato è nell'era dei Grandi Aracri che l'andrangheta Reggio Emilia riesce a conquistare realmente pezzi della sua economia.
Dall'altro, Grande Aracri rimane il fondatore di questo clan e la storia dell''Ndrangheta Cutro è anche una storia di tradimenti e questi tradimenti tra l'altro vengono raccontati dagli stessi protagonisti, lo si legge delle intercettazioni raccolte dalle forze dell'ordine e poi riportate all'interno degli atti giudiziari dei magistrati, in cui c'è il boss Dragone che in carcere minaccia di uccidere Grande Aracri, perché si incontrano anche in carcere. È una storia di tradimenti reciproci, ma anche di tanti omicidi da una parte e dall'altra, e anche tutti gli altri clan che sono presenti nei comuni limitrofi si schierano da parte di Dragone o da parte di Grande Aracri, perché Grande Aracri progressivamente ha conquistato il potere di tutta la provincia di Crotone. Questo perché? Da un lato perché ci sono stati moltissimi arresti, cioè tutti i boss che un tempo governavano la provincia sono stati arrestati, almeno i principali, e dall'altro perché è riuscito a legittimarsi anche di fronte agli altri boss che non erano stati arrestati. In questo modo sì, ci sono diverse guerre di 'Ndrangheta e chi ne esce come vincitore è sicuramente Nicolino Grande Aracri, perché in questi decenni Nicolino Grande Aracri sia stato spesso in carcere, ma anche dal carcere è riuscito a mantenere il suo potere, cosa che invece non è riuscito a fare il boss Antonio Dragone, che tra l'altro alla fine viene ucciso dal boss avversario, divenuto avversario, Nicolino Grande Aracri. Quindi è una storia di guerre interne, guerra con altri clan, in cui alla fine, anche grazie agli arresti, chi rimane si schiera con Nicolino Grande Aracri, che riesce a conquistare il potere anche a Reggio Emilia. Insomma, infatti la geografia dei clan a Cutro un po' poi ritorna anche nella provincia di Reggio Emilia, dove il clan Grande Aracri ha il controllo di quasi tutti i territori, qui ci sono clan minori che sono comunque alleati, che magari controllano altri comuni, è tutta una dimensione di alleanze che però non sempre durano nel tempo. Noi infatti nei diversi atti giudiziari della Calabria, quindi dalla Calabria, che ci raccontano un po' della storia dell''Ndrangheta in Emilia, vediamo che le alleanze cambiano negli anni, non rimangono sempre le stesse. Quindi un arresto provoca delle tensioni, provoca degli omicidi e sgretola alleanze che magari sono durate un decennio. C'è proprio un passaggio di campo da un clan all'altro, da un boss all'altro, che è molto evidente. E ci sono poi diverse guerre che portano però alla vittoria del boss e della famiglia Grande Aracri, perché noi in Emilia non abbiamo Nicolino Grande Aracri presente sul territorio, l'ho detto, abbiamo però tutti fratelli, cugini, parenti che sono arrivati piano piano inseguendo, diciamo, anche gli affari e gli interessi e gli obiettivi dell''Ndrangheta. Parlando della crescita, dello sviluppo dei clan, inevitabilmente poi si vanno a toccare quelli che sono alcuni aspetti della società, che innanzitutto la politica, come chiaro a tutti, abbiamo esempi concreti anche sul nostro territorio. In Lombardia abbiamo un ex assessore regionale, Domenico Zambetti, assessore alla casa, arrestato per voto di scambio, quindi un contatto con l''Ndrangheta che gli avrebbe venduto quei voti alle regionali del 2010. Poi quell'episodio porterà anche allo scioglimento, alla caduta della giunta regionale. Ecco, quindi inevitabilmente quando parliamo della crescita di un'organizzazione criminale, la sua crescita passa anche per i rapporti con la politica, con l'imprenditoria, forze dell'ordine, e in alcuni casi anche altri settori come i giornalisti, perché abbiamo anche alcuni casi in cui dei colleghi non hanno svolto diligentemente il proprio lavoro, non si sono posti le giuste domande o hanno fatto finta di niente molto spesso. Normalmente quando parliamo di questi settori della società parliamo della cosiddetta zona grigia, ne avrete sentito parlare, però questo volume si parla, c'è un termine diverso, una gente d'intorno, e volevo chiedere perché avete scelto questo termine e
se può spiegarlo a chi, dottoressa Cavras, a chi non ha letto appunto il libro, cosa significa agenti d'intorno, qual è la differenza? Ero già preparata a non rispondere seguendo. Ma agenti d'intorno sono tutte quelle persone che non fanno parte dell'associazione ma hanno un ruolo attivo nel raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione. La gente d'intorno vede al suo interno diverse categorie sociali, da un lato, e professionali. Abbiamo imprenditori, ma non solo, abbiamo commercialisti, abbiamo giornalisti, abbiamo esperti di finanza, abbiamo giornalisti che sono in parte faccendieri e purtroppo abbiamo anche esponenti delle forze dell'ordine. Quindi non si tratta di indranghetisti, di esponenti dell'organizzazione, di mafiosi, ma sono soggetti che grazie alle loro professioni o modo di svolgere la loro professione, che può essere in parte stata, in alcuni casi è stata anche perseguita, ci sono delle condanne, grazie a complicità che sono più o meno variabili, nel senso c'è anche un livello di consapevolezza che è più o meno variabile, in questi casi la consapevolezza è spesso molto evidente ed alta, grazie alla loro professionalità e al loro attivo sostegno il clan riesce a giungere, non sempre però, gli obiettivi nel territorio reggiano. Quindi noi abbiamo ad esempio una commercialista, Roberta Tattini, che è un po' la professionista che cito sempre, spesso nelle presentazioni, perché è sicuramente la professionista che più di tutte e di tutti ha dato un supporto con una consapevolezza e una volontà che non si ritrova nelle altre, o almeno in parte, degli altri professionisti che appartengono alla gente d'intorno, che quindi sta appunto intorno all'organizzazione mafiosa e l'aiuta. Questa commercialista è di Bologna, quindi è emiliana, e a un certo punto, pur essendo affermata, uno studio in centro a Bologna, a un certo punto decide di entrare in affari con un boss di 'ndrangheta locale e poi direttamente con il boss Nicolino Grandaracli, che la va a trovare nel suo studio in centro appunto a Bologna, perché si trova in Emilia per un processo, e lei si dichiara onorata e felice e emozionata della presenza del boss, che arriva con la famiglia, con le figlie, per finire di organizzare le loro faccende, le loro attività, che sono in parte attività criminale. Abbiamo sostegno dal punto di vista prettamente finanziario, ma anche un'attività di recupero crediti che viene sostenuta da questa commercialista. Quindi la gente d'intorno è una commercialista come Roberta Tattini, ma è anche un altro commercialista svizzero che ritroviamo nelle carte giudiziarie, che però non è così consapevole, così fiero di fare affare con l'andrangheta, comunque ci fa affare, comunque decide di collaborarci, di prestare le proprie conoscenze finanziarie, di fare anche delle manovre finanziarie che non sono poi del tutto legali. E poi ci sono le forze dell'ordine, che sicuramente la categoria che, almeno dal mio punto di vista, colpisce Maria Emilia Mareggia di più in questa storia. Forze dell'ordine, esponenti delle forze dell'ordine che consapevolmente scelgono di aiutare esponenti dell'andrangheta, tanto nella provincia di Crotone quanto a Reggio Emilia. Insomma, ci sono diverse categorie che vengono rappresentate, e abbiamo i giornalisti, abbiamo un giornalista che sceglie di mettersi a disposizione, offrendo spazi televisivi ai boss o ai presunti tali o persone vicine al boss locale. Quindi diciamo che nella società si trovano diverse professioni, si trovano diversi soggetti che appartengono a sfere diverse, anche la sfera della politica, che scelgono di sostenere l'andrangheta con i suoi obiettivi. E quindi un po' la gente d'intorno
Molto spesso si pensa solo agli imprenditori, ci sono stati anche gli imprenditori, sono non solo imprenditori cutresi che hanno fatto magari affari o hanno ricevuto favori da compaesani indranghettisti, ma anche imprenditori emiliani. Prima si è citato il terremoto in Emilia nel 2012, in quel caso è stato un imprenditore modenese, quindi molto emiliano, a entrare in affari con 'ndrangheta per vincere gli appalti per la ricostruzione. Quindi, come vedete, le responsabilità sono multiple, sono anche del territorio, ed è per questo che noi abbiamo cercato di guardare all'organizzazione mafiosa, all'andrangheta da un lato, quindi cercando di ricostruire le origini, le evoluzioni e anche la storia che non era mai stata raccontata, però dall'altro guardando anche al contesto, per cercare di comprendere in modo più completo possibile quella che è stata la storia dell'andrangheta in Emilia. Passando a quelli che sono un po' gli ultimi capitoli del libro curati dal professore, si incontrano dei concetti particolari, perché quando parliamo della diffusione dell'andrangheta in un determinato territorio tendiamo a distinguerlo in diverse fasi: una prima infiltrazione, poi poco a poco una colonizzazione di questo territorio, che è un concetto che chiaramente è valido assolutamente anche per il nostro territorio, perché altrimenti non ci spiegheremmo le numerosissime inchieste antimafia che avvengono, che hanno come epicentro Cuggiono, che hanno come epicentro Sedriano, che hanno come epicentro diversi dei nostri paesi. Però nel libro viene introdotto un nuovo concetto, il concetto di civilizzazione, e io volevo chiedere al professore di poterci spiegare cos'è questa civilizzazione e soprattutto se è legata a quello che è il contesto emiliano. Sembrava strano che fosse tutto liscio, ecco fatto. E, appunto, volevo chiedere questo concetto di civilizzazione, se soprattutto se è anche applicabile sul nostro territorio, e poi un collegamento con quelli che sono appunto gli ultimissimi capitoli. Lei parla di uno spirito di monaco e addirittura di un movimento di conquista. Volevo chiedere di argomentare questi temi, di spiegare perché la scelta così importante come movimento di conquista, come civilizzazione. No, è ovvio che ci abbiamo pensato molto prima di introdurre questi termini, ma sono termini che sono maturati attraverso tante ricerche. Il concetto di colonizzazione lo introducemmo non avevo ancora i miei giovani allievi nel 2010. E la Procura Nazionale Antimafia lo riprese subito, lo aveva introdotto anche fra l'altro Forgione in una sua relazione della Commissione Parlamentare Antimafia nel 2008. Sembrava un termine esagerato, non era esagerato. Civilizzazione è diverso, anche se è il frutto della colonizzazione, un altro modo di presentarsi della colonizzazione. Noi nei libri di storia pensiamo che il processo, ci facciamo l'idea che il processo di civilizzazione sia un processo progressivo. Cioè di una società che diventa sempre, si civilizza sempre di più, che dà maggiore credito ai diritti umani, ai diritti civili, ai diritti politici, che garantisce maggiori livelli di uguaglianza, che espande la democrazia, che fa conquiste tecnologiche. La civilizzazione è questo. Ma la civilizzazione non è un termine necessariamente positivo, perché esprime etimologicamente la capacità di un soggetto collettivo di imporre la propria civiltà ad altri paesi, ad altri popoli. Civilizzazione significa che io trasferisco dei modelli di civiltà in un altro luogo,
e ci riesco perché so gestire una serie di passaggi che sono importanti e che portano questo popolo ad accettare le norme che io gli sto trasmettendo. Quindi possiamo immaginare che il processo di civilizzazione significhi trasferimento o imposizione o trapianto di norme, di regole, di modelli di civiltà, di modelli di economia, di modelli politici in un altro posto. I luoghi vengono civilizzati da un soggetto che è un popolo. E noi dobbiamo osservare attentamente che cosa succede, perché quando per esempio l'economia non si regge più sul concetto di libera impresa, di libero mercato, ma uno sa che deve assoggettarsi alla volontà di un signore che ha la capacità e la disponibilità a usare le armi per imporre la propria volontà sul mercato, un principio di civiltà scompare, non c'è più. La storia dell'umanità ci ha messo secoli a costruire il concetto di libera impresa e a pensare a un'economia fondata sull'impresa, un'impresa che fosse espressione di libertà, tant'è che si dice sempre, almeno i miei maestri spiegavano a sociologia, che le libertà politiche sono state il corollario della libertà economica. E se la libertà economica non c'è più, manca un fondamento di un sistema di civiltà. Se poi le bombe non funzionano soltanto nella regolazione dei rapporti economici, ma anche per orientare e guidare le scelte politiche, un altro elemento, cioè quello della democrazia politica, di una civiltà che è meno. E si entra dentro un contesto in cui, per esempio, le stesse scelte elettorali non sono libere. Un altro modello di civiltà, dove non si può più discutere in piazza, come appunto a Brescello, ma dove vige la regola dell'omertà. E guardate che tra silenzio e parola c'è un abisso dal punto di vista antropologico. La capacità di usare liberamente la parola e rassegnarsi al silenzio, e anzi rifugiarsi nel silenzio, e anzi condannare coloro che usano la parola, perché poi questi sono i passaggi che si realizzano, significa produrre un altro tipo di civiltà. E non è che questo lo trovate soltanto a Cutro, perché se vi invito ad andare a riprendere su YouTube una puntata di presa diretta di Iacona a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, cioè nel livello, al parallelo più alto dell'Italia, ai confini con la Svizzera, ma trovate esattamente quella omertà, quel silenzio, quella paura di dover rendere conto a qualcuno di quello che si fa, con il barista che chiude la porta alla giornalista che cerca di fare delle domande col microfono, perché non sia mai che si realizzi e che venga trasmesso in televisione che quel bar è stato aperto a qualcuno che voleva far parlare male della 'Ndrangheta di Nonato Pozzolo. Questa è una civiltà che cambia. Io ho vissuto da bambino qua e mi ricordo con quanto divertimento i miei compagni di scuola, vedendo certi servizi fatti a Corleone o fatti in Sicilia, vedendo quelli che non parlavano, lei ha visto qualcosa, faceva sempre così con la testa, non ho visto niente. E ridevano i miei compagni di scuola, perché sanzionavano con quelle risate una distanza tra la loro civiltà e quella civiltà che venivano riprese in televisione. Poi hanno incominciato a vedere questi non ho visto niente nelle inchieste che sono state fatte in alcune periferie della città di Milano che riguardavano il traffico di stupefacenti. E poi l'hanno visto anche Lonate Pozzolo, lo vedono a Brescello, lo vedono dappertutto, dappertutto dove la 'Ndrangheta c'è. Ora, siccome la 'Ndrangheta, diversamente da Camorra e mafia, appunto, ha la conquista, la vocazione alla conquista, questa vocazione della conquista si esprime nel trasferimento delle proprie norme ad altri paesi. Addirittura c'è il trasferimento ad altri paesi dei propri santi, perché i gemellaggi che vengono fatti tra un paese del nord e un paese delle province calabresi
molte volte si completa con la processione del santo, del loro santo, nel nostro territorio. Fin qua non ci sarebbe nulla di male se non si trattasse di 'ndrangheta, se non si trattasse di scelte che possono sembrare semplicemente di apertura dal punto di vista culturale, che invece sono scelte di assoggettamento anche ai simboli più alti, perché per la 'ndrangheta la dimensione religiosa, che conta per tutte le organizzazioni mafiose, conta infinitamente di più, infinitamente di più. E guai a non capire questo. Le processioni che fanno, le vedete, c'è una, è ancora un'altra cosa di Iacono, qualche anno dopo, fatta in Piemonte. Queste signore anziane che vengono dalla Calabria, che sorridono vedendo il passaggio dei santi, e dicono, e il giornalista dice: ma lei cosa prova? Sembra di essere a casa. Lo dicono sognando, col sogno che può avere una donna che è partita ragazzina dalla sua terra e che rivede qualche cosa che le ricorda i tempi della felicità. Ma non è così, perché dopo queste processioni noi abbiamo le intercettazioni telefoniche che ci dicono, questi che comunicano dicendo: Viadana forse fra 30, 40, 50 anni chissà chi ce l'avrà, ma ora Viadana è nostra, ora Viadana è nostra. E tutti i paesi dove sono avvenute queste sono considerati proprietà, è il luogo della civilizzazione, della nuova civilizzazione. E abbiamo ripreso allora tutta questa, l'ha notato, i riferimenti che c'erano svolta, queste civilizzazioni che partono dall'800 a.C. ad arrivare ad oggi, per vedere cosa è successo in Emilia Romagna in questo tempo, riprendendole una per una, e sono tante, alcune durano poco e sono molto incisive, perché quella napoleonica è una di quelle che ha lasciato più segno, eppure è durata pochissimi anni. La 'ndrangheta ormai sono 40 anni, uno non può dire ma pochi anni, a parte che appunto non c'entra molto, ma è una traccia che si lascia. Quando il sindaco di Reggio Emilia, il candidato sindaco di Reggio Emilia, va a cercare, questa è grandiosa, va a cercare i suoi consensi elettorali durante la campagna elettorale, va a Cutro, il candidato sindaco va a cercare i voti a 1000 chilometri di distanza. Ma qual è il candidato sindaco che invece di indaffararsi e risudare 7 camicie al giorno per cercare i voti tra i suoi elettori va a 1000 chilometri di distanza a fare campagna elettorale? Ma chi è che lo fa? Lo si fa perché il problema non è prendere i voti dei cutresi di Reggio Emilia, con una campagna elettorale che si è orientata verso di loro. Il problema è andare a trovare il cuore del potere dei cutresi di Reggio Emilia a Cutro, perché è lui che dà l'indicazione che si deve votare in quel certo modo a Reggio Emilia. E questi sono mutamenti nei modelli di politica. Certo che è un'altra civilizzazione. E noi dobbiamo prenderne atto. Poi, come insisto a dire con gli increduli, le civilizzazioni non è che fanno terra bruciata di tutto, non è che a Reggio Emilia spariscono gli asili moderni, non è che a Reggio Emilia si smette di onorare la memoria dei fratelli Cervi. E per fare l'esempio, anche Roma, quando civilizza la Grecia, rispetta le divinità della Grecia, rispetta la filosofia greca, si arrende di fronte a certe cose, ma proprio perché possa andare fino in fondo la costruzione della sua egemonia. Ecco che cosa vuol dire civilizzazione. Ma questo non avviene senza che esista un movimento di persone. In questo senso diventa un movimento sociale di conquista. Anche qui è la prima volta che lo teorizzo, che lo teorizziamo, abbiamo parlato a lungo con Federica, ma anche con altri nostri ricercatori, perché se noi pensiamo che la 'ndrangheta sia soltanto un'organizzazione criminale, sbagliamo. È un movimento sociale di conquista che ha una dorsale criminale, e il legame di coloro che non appartengono a questa dorsale criminale con la dorsale è dovuto a un forte sentimento di compaesanità, di lealtà, che porta a pensare che prima di tutto ad attenuare le responsabilità di coloro che fanno parte di questa dorsale, non volerla vedere, e poi a pensare che vengono offerte delle opportunità per i calabresi,
Quante volte si sente dire il candidato che si presenta in Europa che dice e lo promette, sapendo benissimo come verrà interpretata questa promessa? Farò lavorare le imprese calabresi. Perché le imprese calabresi? Perché non darò lavoro a tutti? Perché farò lavorare quelle imprese? Detto così non ha nulla di strano e basta, ma coloro che devono decifrare il messaggio che sta arrivando è saranno le vostre imprese a trovare lavoro. Ed è questa la ragione per cui nello studio che abbiamo fatto in provincia di Mantova, è l'unico studio che c'è, questo su base statistico-econometrica, che abbiamo fatto sulla provincia di Mantova dal 2002 al 2017 per vedere che cosa è successo nell'economia mantovana durante il periodo della crisi. Il risultato che si vede proprio statisticamente con tutti gli atti dati generosamente dalla Camera di Commercio di Mantova è che in questo periodo le imprese mantovane sono uscite e le imprese calabresi si sono affermate. Le imprese di Cutro vincono la scommessa della crisi, le imprese mantovane escono. Perché? Se non perché possiamo ritenere ragionevolmente che una parte di quelle imprese abbia potuto contare sull'effetto di scoraggiamento della concorrenza, abbia potuto contare su degli appoggi politici per i subappalti o per intervenire in determinati lavori pubblici, come è stato per la ricostruzione del terremoto in Emilia. Allora si conquista, è un movimento sociale di conquista. Che non si limita a parlare di organizzazione criminale e stare al di sotto del problema. Naturalmente sarei ben contento se già si parlasse di organizzazione criminale e presente in una regione, ma siamo al di sotto del problema. Ecco che cosa si è inteso dire, perché la stessa ascesa dei grandi aracri su quello che chiamiamo il territorio, il quadrilatero, no, noi abbiamo individuato, e anche su questo stiamo facendo una ricerca, vedete che cioè, si lavora mica male, tra Mantova, Cremona, Piacenza e Reggio Emilia. È il quadrilatero latino questo. I latini furono i primi e gli unici a considerare questo quadrilatero come unità territoriale politica. Tutti gli altri hanno diviso attraverso il Po le giurisdizioni da una parte e dall'altra. Loro hanno considerato quella terra, terra nostra, e l'Andrangheta la considera terra nostra, il Po unisce, non divide. Mentre noi col Po dividiamo l'Emilia dalla Lombardia, noi attraverso il Po costruiscono una terra nuova, che stanno colonizzando, che stanno civilizzando, e arrivano. Ma guardate che quando abbiamo fatto il primo rapporto per la presenza della Commissione parlamentare antimafia, era il 2014, e non davamo a Mantova e a Cremona i valori di presenza mafiosa che diamo non 30 anni dopo, 5 anni dopo. Questo significa salire progressivamente, ed è un fenomeno che va studiato con attenzione. Se io vado in Germania e tengo dei corsi anche lì, lo vedo che c'è una presenza con questa classe dirigente che sembra la classe dirigente lombarda degli anni 80, che decide che loro l'Andrangheta non ce l'hanno, che è un affare degli italiani, come noi diciamo un affare dei meridionali, loro dicono che è un affare degli italiani. Ma se voi andate a Lipsia e un ragazzo si iscrive, vuole iscriversi all'università a Lipsia e trova le indicazioni delle nazioni di appartenenza, di provenienza, non trova soltanto Francia, Svizzera, Inghilterra, Italia, trova anche Calabria. E l'unico volo diretto che c'è da Lipsia per l'Italia è per la Calabria. Ma di che cosa parliamo? C'è una capacità di penetrazione, di diffusione che noi non immaginiamo, che si può arginare purché tu la studi e purché non sia l'oca del giuliva del Campidoglio che starnazza mentre gli altri riconquistano il Campidoglio e ride mentre gli altri riconquistano il Campidoglio. Questa è la cosa importante da trasmettere, così come bisogna trasmettere, secondo me, la consapevolezza che possono essere battuti. Ma voi sapete benissimo, a partire dal calcio, che io posso battere una squadra molto forte se la studio a memoria. Se la studio a memoria,
e incomincio, e so pensare come pensa lei durante i 90 minuti di gioco. Se io non so neanche immaginare, perché mi immagino come ha fatto l'avversario e non mi preoccupo di pensare come loro, io sono sconfitto. E ancora qui, scusate, l'ultima volta, proprio la grande... Falcone viene citato sempre per delle cose, come diceva Falcone, follow the money, e tutti pensano di sapere Falcone. E come diceva Falcone, le idee delle persone, le persone passano, ma le loro idee restano, camminano sulle gambe degli altri uomini. Ma ha detto delle cose più importanti. Ha detto delle cose, bisogna studiarlo davvero, ha detto delle cose più importanti, una delle quali è: noi dobbiamo pensare come loro. Non dobbiamo avere i loro valori, dobbiamo abituarci a pensare come loro, cioè dobbiamo prevedere come si comporteranno in una certa situazione. Dobbiamo immaginare, se nasce quel grande evento, che cosa faranno loro. Che è stata la salvezza di Milano davanti a Expo 2015. Dove il film che c'è stato, certo è stato di presenza loro, ma infinitamente diverso da quello che si erano immaginati loro quando nel 2009 avevano incominciato a venire a Milano, perché c'era l'Expo nel 2015. Questo elemento di conforto, di incoraggiamento, secondo me bisogna darlo, giusto darlo. Grazie professore, mi ero segnato un'ultima domanda che volevo fare, sono il primo a dirlo, è una domanda un po' banale, però la faccio perché finora non ho sentito una risposta che secondo me è soddisfacente, spesso in giro, e questa domanda è, lei la rivolgo a entrambi, ha già accennato alla risposta prima parlando sia degli anticorpi, e volevo chiederle appunto cosa dobbiamo fare, come si combatte, quale risposta dovrebbe dare la società civile e che non è stata data finora, e soprattutto mi auguro che non sia troppo tardi per dare questa risposta. Lei appunto prima parlava del conoscere. Una volta ho avuto la fortuna di intervistare Alessandra Dolci, che è il capo della direzione distrettuale antimafia di Milano, e mi ha scioccato, perché io ho fatto una domanda, pensavo che la risposta fosse lunghissima, chilometrica, per combattere, e lei mi ha risposto conoscere, e si è fermata lì. E io ero impietrito, allora ho chiesto perché, cosa vuol dire, e lei mi ha detto che conoscere significa riconoscere. Vi faccio un esempio, io abito ad Arluno, nel 2017 c'è stata una delle più grandi operazioni antidroga degli ultimi 30 anni nella provincia di Milano, si chiama Area 51, 51 perché è il numero civico di una corte in centro del paese, una corte dove tutti passano, perché Arluno ha tutto un senso unico, quindi lo sapete bene, anche il Cugiolo, quindi ci si passa per forza, e lì arrivavano con le macchine e scaricavano 30 kg di cocaina alla volta, e nessuno si è accorto di niente. Nessuno si è accorto di nulla, e chiaramente parliamo di un traffico di cocaina e di droga gestito direttamente dalle coste calabresi, parliamo del clan Gallaccio, un clan che sta a Guardavalle, e guarda caso ad Arluno c'è un alto numero di immigrati calabresi provenienti dalla provincia di Catanzaro, provenienti in particolare da Guardavalle. Ne parlava, questo elemento l'ha sottolineato anche la DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, nell'ultima relazione, si citava appunto la diffusione dei clan di Gallaccio nel nostro territorio, e si diceva che la base logistica, il polo logistico era ad Arluno, perché qui se ne stavano 30 kg di cocaina alla volta e nessuno si è accorto di niente. Io in primis non voglio assolutamente autoassolvermi, e allora appunto volevo chiedere come si creano gli anticorpi, come conoscere, riconoscere, e poi cosa serve, la rivolgo a entrambi. Sono delle linee di comunicazione tra il lavoro che facciamo noi e il lavoro che fa la Procura, che sono importanti, perché tutti e due ci preoccupiamo di conoscere. Io credo che per esempio l'Università Italiana abbia fatto un grande regalo alle organizzazioni mafiose, non facendo mai studiare questa materia da nessuno.
facendo in modo che il paese sfornasse dei professionisti che non sapevano nulla di questa materia. Federica sa che qualche mese fa è venuta da me una studentessa di giurisprudenza che mi ha detto: io ho deciso di fare giurisprudenza perché ho deciso di fare la magistrata dopo averla sentita alla scuola di Salesiani di Sesto San Giovanni. Quindi mi sono iscritta qui in statale e poi è scoppiata a piangere, dicendo: sono lì da 4 anni e in 4 anni nessun professore ha mai nominato la parola mafia. Questa ragazza, vabbè, ha chiesto poi di fare gli esami da noi, ma quello che colpisce è che tu puoi diventare laureato in giurisprudenza senza sapere nulla su una delle attività, diciamo, delle attività di profilo criminale più importanti che ci siano in Italia. È una fortissima specificità italiana. Tu puoi diventare magistrato senza sapere nulla di mafia, perché nessuno ti ha insegnato nulla durante i tuoi studi di giurisprudenza. Poi, se ti capita che non devi fare lo scritto sulla mafia, perché va anche lì a periodi, tu puoi non saperlo, non conoscere niente. Poi i corsi di aggiornamento della scuola superiore di magistratura sulla mafia li fa, ma sono volontari. Quindi uno può trovarsi a gestire un importante e delicato processo di mafia dove dovrebbe capire tutto, dove dovrebbe padroneggiare i dettagli e non essere in grado di decidere. Ma per questo abbiamo faticato tanto anche con la giustizia al nord contro la mafia, non per gli inquirenti, per i giudicanti. Ma conoscere significa appunto sapere contrastare. Conoscere significa anche trovare i modi per bloccarli. Ieri ho fatto una attività di formazione al comando della divisione dei carabinieri, che hanno riunito i loro comandanti di reparto investigativo, operativo, per ragionare sulle estorsioni. E una prefetta è intervenuta e ha detto: ma noi continuiamo a fare protocolli di intesa che vengono firmati da banche, vengono firmati da associazioni di categoria, da fondazioni. Poi, oltre questo, quando bisogna intervenire davvero per aiutare qualcuno a denunciare e per assisterlo dopo la denuncia, non c'è nulla. I fatti non accadono. E faceva degli esempi che non vi posso riportare qui, ma piccoli, proprio di dettaglio. Dice: ma ci vogliono 10 minuti per risolvere questa cosa. E invece diventa un elemento che trasforma in un calvario futuro la scelta di una persona per bene di denunciare il suo estorsore, e che porta quella persona 10 anni dopo a dire: maledetto il giorno che l'ho fatto. Questi sono meccanismi piccoli, bisogna conoscerli. Qual è? Uno dovrebbe essere il capo del governo e va da quel prefetto e dice: quali sono questi fattori? Ta, 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 oggi si cambia subito. È da qui che si passa, benissimo, non li facciamo più passare da qui. È per queste ragioni che uno che fa una denuncia alla fine deve maledire il giorno in cui ha fatto la denuncia. Benissimo, mettiamolo in condizione di pensare che ha fatto una cosa buona, che si è alleato con uno Stato che lo aiuta, non che gli trova uno sbarramento burocratico uno dopo l'altro. Il conoscere non è riferito, certo, nei nostri corsi è conoscere l'avversario, ma la conoscenza è anche dei meccanismi che ti possono aiutare a contrastarlo davvero. E in questo non dobbiamo riempire la distanza che c'è tra la conoscenza che loro hanno della nostra società e quella che noi abbiamo di loro, perché loro sanno benissimo chi è l'assessore che si può intimidire, l'assessore che si può corrompere. Loro hanno quel verbo che traccia una linea divisoria nell'umanità, che è quella parola avvicinabile. La persona avvicinabile non è la persona che si può corrompere, ma è la persona con cui si può parlare, a cui puoi promettere che fa carriera, che puoi mandare in televisione, perché anche questo ottengo, non pensate che non lo facciano, lo mandi in televisione in prima serata a far vedere il suo bel viso, se è un narciso non lo devi pagare, gli basta quello.
a qualcun altro gli basta avere l'amante, a qualcun altro gli basta la promozione del figlio, a qualcun altro gli basta la soluzione. L'umanità è divisa tra avvicinabili e non avvicinabili. Ma per fare questa, tracciare questo solco dentro l'umanità, bisogna conoscere tutto delle persone singole. Ecco, a me piacerebbe che noi volessimo conoscere loro e i nostri, gli strumenti a nostra disposizione in tutti i modi. Le leggi che abbiamo a disposizione non le sfruttiamo tutte, non le sfruttiamo tutte. La legge sui beni confiscati non la sfruttiamo tutte. Potremmo continuare all'infinito, ma poi alla fine si tratta di mettere insieme delle conoscenze che oggi ci sono. Vanno popolarizzate, vanno trasformate in strumenti istituzionali, in volontà collettive, in volontà politiche. Poi prendiamo atto del fatto che spesso, non penso di dire una cosa banale, dico una cosa profondamente dolorosa, le cose di cui stiamo parlando noi alla politica non interessano molto, no? E che quindi dobbiamo svolgere, senza lamentarci, dobbiamo svolgere una funzione di supplenza. È inutile stare a dire per l'ennesima volta, non lo fanno, lo so, per fortuna però ci sono tanti prefetti, questori, ufficiali dei carabinieri, lo fanno molto più di una volta. Abbiamo assessori locali, sto parlando del potere politico locale, che una volta non sapevano nulla di queste cose e adesso lo sanno. Ci sono giornalisti locali, e non era un giornalista locale, lo dico io, andrà avanti, che prima non c'erano, che sanno interpretare le cose che accadono. Insegnanti che una volta non sapevano neanche di che cosa parlare, quando dicevano mafia pensavano al brigantaggio, che invece fanno dei corsi eccellenti anche alle elementari. Tutto questo c'è ed è un patrimonio di conoscenze, ha ragione la Dolce, dobbiamo conoscere per poterli riconoscere anche, perché se io non so che tu ti comporti in quel modo, io non sono in grado di riconoscerti. Se non so che la grande cosa, guarda, chiudo, la grande cosa che abbiamo fatto con il comitato Pisapia, quello per l'Expo, per frenare la 'ndrangheta, i suoi appetiti su Expo, è stata quella di prendersi, devo dire questo va a onore suo, lo fece l'ex giudice Giuliano Turone, prendersi tutti gli atti giudiziari dei 10 anni precedenti che riguardavano l'edilizia e i lavori pubblici, per capire quale fosse il modus operandi della 'ndrangheta. 10 anni di atti giudiziari ripassati a memoria per vedere, loro fanno così, così e così. Lo insegnò anche a me. Voi prendete il penultimo rapporto di quel comitato e ci trovate scritto: attenzione, perché loro andranno a offrire le loro attività alle imprese straniere che hanno bisogno di alcuni servizi di catering, di pulizia dentro il confine, il perimetro di Expo. È stato esattamente così, perché sulla base di quello che era successo noi eravamo in grado di capire cosa avrebbero fatto, perché li stavamo riconoscendo. A questo punto sì. Posso aggiungere qualcosa, ma però qualcosa lo aggiungo, magari riguarda anche gli studenti o i più giovani. Secondo me qualcosa è cambiato in meglio negli ultimi anni, poi ovviamente vivere a Milano non è come vivere in qualche provincia del nord. Secondo me la consapevolezza è aumentata, perché è aumentata la possibilità di conoscere. Quando io ero studentessa questa possibilità non c'era, nessuno aveva, o quasi nessuno aveva un pensiero sulla mafia, o si parlava di mafia. Non ho mai fatto un incontro nella mia scuola, venivo dalla provincia di Mantova, quindi nessuno mi aveva parlato di una questione che poteva essere un tema, che poteva essere un problema del mio territorio. E adesso sicuramente ci sono molti più strumenti anche per i giovani, strumenti che si possono condividere. C'è un'associazione come Libera o altre associazioni di mafia che possono essere fondamentali per le attività che si fanno anche nei piccoli e nei medi comuni. Quindi secondo me gli strumenti sono sicuramente maggiori rispetto al passato, bisogna utilizzarli. Sicuramente anche i territori possono essere protagonisti in questa, diciamo, lotta, non solo le grandi città, ma anche i
territori più piccoli, e quindi questo credo sia una grande fortuna da un lato e che presuppone una grande responsabilità dall'altro. Bene, io a questo punto lascerei la parola a voi, se qualcuno nel pubblico o anche nel coro qua dietro, come definitoreste, avesse qualche domanda, qualche curiosità, sono ben accette. Dai, rompo io il ghiaccio, posso. Ciao, Gilberto Rossi, Federazione dei Verdi, Comunale. Abbiamo avuto l'onore di ospitarli nella nostra prima iniziativa che abbiamo fatto, adesso ci stiamo un po' rilanciando e organizzando con Ecologica. Ci tengo anche a dire però, dato che qua mi sento di casa del Costituto del Ticino, e invito per chi non l'ha mai letta la lapide ad Alexander Langer, perché penso che per difendere l'ambiente mi viene in mente sempre Ecologia European, quando quelli che erano due antagonisti, José Bové, si mise con quella che l'aveva condannato, il giudice, il magistrato, perché per difendere l'ambiente comunque abbiamo bisogno di una cultura della legalità forte. E qua vorrei anche ricordare un qualcosa che viene da questo territorio ed è notizia di settimana scorsa e secondo me è anche importante, perché come comitato no tangenziale del Magentino nel 2009, forse era il 2008, insieme ad altri comitati locali abbiamo dato vita al comitato no Expo. Ma non è che era un no come poi dopo viene dipinto, perché poi dopo chi dice no, gli ambientalisti dicono quelli del no, poi alla fine qua nella sede dell'Ecoistituto, se guardate le pubblicazioni che ci sono in giro, sono quelle di una marea di sì, del sì alla conversione ecologica, del sì della qualità della vita. Però poi dopo cosa è successo? E a me, io sono contento stasera perché è la prima volta conosco Alessandro Boldrini, che non l'avevo mai visto. Poi dopo veniamo anche delegittimati in quello che è la nostra qualità. Io quando divento consigliere comunale ad Ossona, dopo una settimana con il direttore di Alto Milanese presentiamo con Orazio La Corte il sistema Sesto, dove facciamo emergere qualcosa. Io penso che sia importantissimo, e chiudo qua il mio intervento, quello di avere il coraggio di una narrazione. E adesso lo dico, stasera io mi sono interrogato 3-4 volte se venire qua, perché un po' ne ho avuto paura. Ho fatto veramente un periodo d'inferno in consiglio comunale, perché questo lo condivido con il professore e ci tengo di dirlo pubblicamente, sono stato consigliere comunale per 5 anni, da solo non ho potuto videoregistrare i consigli comunali, i miei interventi, mi ritrovavo che portavo delle mozioni, ad esempio quelle sul TTP, il trattato internazionale, per parlare di qualità alimentare, e veniva censurata e mi chiedevo il perché. Pensavo che fossi attaccato in quanto parte politica, sì, lo sappiamo come parte politica è difficile, no, ti trovi con una delegittimazione e attaccano le singole persone. Ieri faccio una telefonata, hanno attaccato, anche se è un'altra cosa molto importante, Novaceta di Magenta, vanno ad attaccare quello che era il portavoce. Quindi io penso che le serate come stasera, e ringrazio l'Ecoistituto, l'Ampi, di cui anch'io sono iscritto a Casorezzo, e settimana scorsa è nata un'altra Ampi a Santo Stefano, quindi un territorio che dove c'è una consapevolezza poi si estende, bisogna partire da una narrazione e senz'altro quello del conoscere. Un'ultima cosa che voglio dire, perché ho avuto paura? Perché quando abbiamo fatto anche delle iniziative con la carovana antimafia Ovest Milano, poi non le ho più fatte, io ero quello che si trovava umilmente a prestare come volontario, registravo per Bass Multimedia Communication, Concorrenza e Trasparenza, che erano i miei canali YouTube, cercavamo, poi ci ho avuto paura, mentre stasera mi state ridando un po' il fiato e il coraggio, perché poi paura vuol dire che ci perdi anche 10 kg, non... Ma invece no, sono venuto qua come sono venuto, come vado ovunque, in bicicletta, perché io penso che il nostro agire in maniera cristallina e trasparente, avere il coraggio di fare queste iniziative, di metterci la faccia, di metterci la sigla della nostra associazione, sono già un primo passo. E poi niente, condivido quello che stai in università, vorresti fare dei corsi, non ne parlano. E io ringrazio il professore che una volta mi ha addirittura ospitato in uno dei loro corsi che facevano a Scienze Politiche, perché è importantissimo parlare, quindi il grazie e l'invito ad andare avanti e a testare. C'è qualche domanda?
credo che sia importante questi incontri, sentirvi parlare, sentire queste ricerche, perché noi qui spesso, io sono andata in giro un po' per i negozi, spesso mi sento dire che qua non c'è la mafia, c'è questa mancanza di consapevolezza, perché noi pensiamo sempre che se c'è la mafia c'è qualcuno che spara. E questo fa parte dello stereotipo, no? Si diceva coppolo, si diceva parte la grande finanza, i colletti bianchi, e quindi noi davvero abbiamo degli stereotipi, per cui se non vediamo sparare pensiamo che la mafia non ci sia. E questo è, io penso che sia una cosa che caratterizza anche l'andrangheta rispetto magari ad altre mafie, cioè hanno una violenza che è meno apparente su questa cosa. Però ecco, io la conoscenza l'ho avuta proprio partecipando alla scuola, poi alla fine, perché nel dover fare delle cose per la scuola ho appreso tanto. E cosa dobbiamo fare noi? Lei ha parlato di conoscenza, quindi sicuramente come cittadini, anche chi è qua, ha bisogno di imparare, quindi ha bisogno di conoscere. Quindi dovremmo anche però darci da fare per far conoscere noi e far conoscere. Quindi alla fine il suggerimento che lei sta dando anche a noi associazioni, perché qui dentro sono tante persone che fanno parte delle associazioni, lo potremmo sintetizzare così. Il nostro compito è quello di portare conoscenza, oltre a noi stessi e fuori. Ciao. C'è una ricetta per questo, cioè, questo è un imperativo, senza di questo non si fa nulla, è assolutamente la base. Poi ci sono tante altre cose che si possono fare, apposta ho parlato di quel settore particolare della difesa di coloro che denunciano l'estorsione, potremmo parlare di coloro che cercano di impiantare delle attività economiche e di dare lavoro attraverso i beni confiscati. C'è la formazione nelle scuole, che è una cosa importante, anche su quello potremmo dare tanti consigli, perché studiamo anche, abbiamo studiato per il Ministero la storia dell'educazione alla legalità nella scuola italiana, abbiamo fatto un volume di quasi 1000 pagine su questo, perché è proprio una storia che va studiata per capire il grande valore che hanno avuto certe esperienze e per capire dove si è sbagliato. È continuo, e naturalmente bisogna fare, conoscere, far conoscere e fare, però bisogna fare ancora di più secondo me, perché le manifestazioni di solidarietà nei confronti di chi è stato colpito sono importanti, il sostegno da dare ai magistrati o ai poliziotti più esposti o agli assessori o ai consiglieri comunali più esposti sono importanti, battersi per certe leggi può essere importante, quella legge che sembrava che non dovesse toccare nulla sull'uso sociale dei beni confiscati, non so quanti dei presenti l'abbiano firmato all'epoca, è una legge approvata nel 96 sulla base di più di 1 milione di firme date da cittadini che forse non pensavano che avrebbero provocato questa rivoluzione, perché non c'è un paese al mondo dove esista l'uso sociale dei beni confiscati. C'è stato un'ora al Ministero degli Interni messicano, che ovviamente si pone il problema della confisca dei beni dei cartelli, non volevano sapere la legge italiana che cosa prevede, volevano sapere che uso si fa dei beni confiscati, questo mi ha colpito. Non quando è stata approvata questa legge, che cosa prevede, come superate i problemi che possono essere sequestrati i beni anche a quelli che non sono stati condannati, che uso fate dei beni confiscati. È l'unico paese che c'è, ma quando quelle persone hanno firmato la proposta di legge non immaginavano che avrebbero dato una svolta così importante. Ci sono cose che costano nulla che poi alla fine dimostrano di poter contare molto. Vi ringrazio soprattutto i relatori. Sono della Chiesa, dottoressa Cabra, che vi ricordo.
ricordo che qui in fondo potete trovare il libro Rosso Mafia da Andrangheta a Reggio Emilia, e vi consiglio caldamente di leggere. Grazie a tutti, buonasera.